Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo, e il sinodo deve saper mettersi alla sua scuola e riconoscerne il valore, nonostante le sue fatiche. La luce della lampada benedetta da Papa Francesco passa a tutte le fiaccole degli 80.000 raccolti in Piazza San Pietro per la veglia di preghiera per il sinodo sulla famiglia organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Una piazza di famiglie di tante età e provenienze diverse che prima dell'arrivo del Papa ascolta le testimonianze di una coppia di fidanzati, di una famiglia con mamma e papà sposati da 24 anni e di un marito e una moglie che vivono nella fede la malattia di lei. Poi con Papa Francesco tutti invocano lo Spirito Santo perché accompagni i padri sinodali e il Pontefice nel suo discorso chiede di pregare perché il sinodo sappia ricondurre ad un'immagine compiuta di uomo l'esperienza coniugale e familiare. Riconosca, valorizzi e proponga quanto in essa c'è di bello, di buono e di santo. Abbracci le situazioni di vulnerabilità che la mettano alla prova. La povertà, la guerra, la malattia, il lutto, le relazioni ferite e sfilacciate da cui sgorgano disagi, risentimenti e rotture. Ricordi a queste famiglie, come a tutte le famiglie, che il Vangelo rimane buona notizia da cui sempre ripartire. La famiglia, aggiunge il Papa, è luogo di santità evangelica realizzata nelle condizioni ordinarie. In essa si affondano radici che permettono di andare lontano. È luogo del discernimento dove ci si educa a riconoscere il disegno di Dio sulla propria vita e di gratuità che insegna ad uscire da se stessi per accogliere l'altro, per perdonare e sentirsi perdonati. Ripartiamo da Nazareth per un sinodo che, più che parlare di famiglia, sappia mettersi alla sua scuola nella disponibilità a riconoscerne sempre la dignità, la consistenza e il valore, nonostante le tante fatiche e contraddizioni che possono segnarla. La Chiesa, infatti, spiega Papa Francesco, è madre, attenta a dare continuamente la vita e ad accompagnare con dedizione, tenerezza e forza morale. Perché se non sappiamo unire la compassione alla giustizia, finiamo per essere inutilmente severi e profondamente ingiusti. Perché la Chiesa è anche padre che corregge senza umiliare ed educa con l'esempio e la pazienza. E soprattutto una Chiesa di figli, che si riconoscono fratelli, non arriva mai a considerare qualcuno soltanto come un peso, un problema, un costo, una preoccupazione o un rischio. L'altro è essenzialmente un dono che rimane tale quando percorre strade diverse. Quindi il Papa si augura che il sinodo sia espressione di una Chiesa a casa aperta, accogliente e accessibile alla speranza di pace che c'è dentro ogni uomo, compresi quanti hanno il cuore ferito e sofferente. Una Chiesa che può rischiarare il cuore dell'uomo, proprio perché lei per prima vive l'esperienza di essere rigenerata nel cuore misericordioso del Padre.